Il coronavirus è arrivato in Italia, per ora è circoscritto al nord, però i primi sintomi di dell'arrivo di questa influenza si stanno verificando anche qui al meridione. Abbiamo cercato di sentire alcune persone a Taranto per sapere quanto la percezione di questo coronavirus sia arrivata nelle menti e nelle parole dei tarantini. Questo virus temibile che arriva dalla Cina è arrivato anche in Italia, è preoccupata? Certamente sì, preoccupata sì, ma si cerca di non fare troppo allarmismo, insomma. Si fanno delle dovute precauzioni, si cerca di prendere le dovute precauzioni. Però niente, si va avanti, la vita si va sul giornaliero e ci informiamo sempre dalle comunicazioni via radio, via TV. Ecco, questo arrivo in Italia ha cambiato qualche sua abitudine? Al momento no. Certamente ho con me la mucchina che prima non avevo, però no, direi di no. Certo che sono preoccupata perché mi preoccupa tanto, perché non lo so come devo fare, perché non siamo pronti, sì, per non lo so come devo spiegare. Ci sono delle abitudini che sono cambiate in questo periodo riguardo proprio l'igiene personale? Sì, perché vabbè, sempre siamo più attenti adesso, perché che ne so, qualche persona che io sono vicino con lei o con lui, che stava, non lo so, adesso sta a Roma, non lo so dove stanno tutti questi problemi, quindi... È abbastanza, soprattutto per i bambini nei luoghi troppo affollati, c'è questo minimo di apprensione, questo sì. Però bisogna avere le giuste precauzioni, ci siamo informati, bisogna sempre stare attenti al passaggio con le persone, a lavarsi bene le mani, di conseguenza bisogna avere delle piccole accortezze. Ha visto la corsa ai supermercati che c'è stata nel nord Italia? Ma anche qui a Taranto, se andate al centro commerciale hanno fatto lo stesso, le persone si stanno un attimo anche, devono prevenire un attimo, giustamente penso anche. Anche a colpa della stampa, nel senso che siete in difficoltà e appena avete una notizia del genere amplificate le informazioni politiche, e questo a maggior ragione proprio è. Le informazioni che vengono date non sono... Non ci crediamo, sono esagerazioni, è un po' più di un'influenza, ritengo io, giustamente. Borioni più che Burioni, e penso che sia esageri un po', ecco. Va bene? Quindi non siete preoccupati per l'arrivo del virus? Tranquillissimo, ho viaggiato. Quindi, primo pelo, quindi noi preoccuparci. E poi anche se moriamo. Viva la moria, diceva.